Ciao amici del Biciclette Cliente, torniamo da questa brevissima pausa estiva con le ultime modifiche alla formula pedali. Qua si vede già la prima fase e ho aggiunto un pezzettino di carenatura nella parte bassa e ho modificato completamente il giro catena. Magari poi nelle foto si vedrà e anche nel video. Ho fatto un bel video di timelapse nel quale volevo far vedere più che altro come lavoro e come mi muovo direttamente sulla macchina, quindi magari credo che sia abbastanza spiritoso, per non dire abbastanza interessante, vedere tutte le varie fasi. La fase della modifica del giro catena, poi diciamo non avevo previsto di riprenderlo, vedremo poi dei dettagli poi in seguito. Questa è la fase nella quale in pratica si vede come la carenatura di carbonio, che non è nient'altro che la posa della fibra di carbonio direttamente sulla parte di carenatura che era fatta di coroplast e poi tolta, è proprio questa fase qua. Quindi io in pratica ho preso la fibra di carbonio, l'ho posata, ho messo la resina, ho messo tre strati da 200, pesa circa 300 grammi, cosa del genere, poi con un minimo di fatica l'ho tolta e poi l'ho rimessa però senza il coroplast sotto. Questa qui invece è la fase in cui rifaccio il fondo, perché dopo tutte le botte che aveva preso la formula pedali, il fondo si era completamente deformato. E inoltre è indispensabile, in quanto il giro a catena è cambiato completamente, poi ripeto lo vedremo, e quindi è necessario mettere anche un altro fondo. Il tutto, ecco qui vediamo dove prendo il vecchio fondo come modello e metto il nuovo fondo, esattamente girando e rigirando la macchina più volte, in modo tale da riuscire a far girare la catena il più possibile senza toccare il fondo, ma cercando di renderlo il più regolare possibile. La catena è un pochino lunga perché cambiando giro catena si è accorciata, nel senso che il ramo di ritorno della catena stessa è più diretto e quindi c'è meno arco in sostanza della catena, quindi vedremo anche nelle ultime foto come struscia un pochettino per terra. Devo semplicemente togliere un paio di maglie e poi tornerà tutto esattamente a posto. Poi cosa ho fatto? Un altro dei problemi che si erano palesati durante la gara, vediamo la gara che c'è di Cavagna Monferrato, era quella che la catena era la stessa catena, era caduta. I dischi che avevo fatto come proteggicatena, come diciamo antisalto catena, erano un po' bassi. Allora ho deciso di sostituirli, tra l'altro erano in alluminio rivestiti con del nastro adesivo per evitare che fossero taglienti. In questo caso invece li ho fatti completamente in coroplast e li ho fatti molto più alti, sono circa 1,5 cm, 2 cm più alti rispetto al dente della corona, e quindi credo che sarà quasi impossibile a questo punto che escano. Quindi ho cercato un po' di rimediare a tutti i difetti che si erano palesati durante le gare per cercare di rendere competitivo questa Formula 1. Ecco qua vediamo che lo spegnimento delle luci era dovuto al fatto che c'era una libellula che era entrata in cantina che non se la voleva andare, quindi ho dovuto spegnere la luce. Va bene. Poi qua vediamo come poso il carbonio finto in vinile sui bordi, in modo tale da renderli un pochino più regolari e un pochino più eleganti il tutto. Semplicemente, come vedete, taglio il vinile, lo incollo e poi con, non so se si vede, con la pistola, quella da carrozziere, tipo phon, la rendo molto più regolare, faccio attaccare perfettamente tutto. Qui aggiungo il cupolino, qui metto un po' il sedile a posto perché ho modificato anche un po' il sistema di bloccaggio del sedile sui longheroni. Anziché fare una vite, ho fatto una barra filettata in modo tale che fosse più facile poi eventualmente la modifica dell'altezza, e qui ho chiuso il cofano. L'ultima fase era quella di mettere il vinile sulle ruote, come spiego anche in altri video, lo metto sopra. Una difficoltà molto grande è quella che i cerchi che ho utilizzato danno una scarsissima aderenza al vinile e quindi ho dovuto ribattere in sostanza il bordo, lo faccio entrare nel canale tra la ruota e il pneumatico. E per pochi millimetri, però che siano sufficienti per farlo stare, perché sennò dopo un po' si scollano, mentre al posteriore fa molta meno fatica a incollarsi. Deve essere una questione di finitura della pista frenante del cerchio originale. Qua chiudo tutto, rifinisco un po' tutto, vado a chiudere con le viti superiori, quindi la Formula 1 in sostanza è sostanzialmente chiusa. Metto un po' a posto la carrozzeria e devo dire che sono abbastanza contento. Uscito fuori il giorno dopo, eccolo qua dal vivo in replay, vediamo come si presenta la Formula 1 pedale. A me piace tantissimo questa estetica, credo che farò delle evoluzioni successive, ma per ora le evoluzioni che ho voluto fare sono quelle per l'affidabilità, perché il campionato è ancora lungo, ci sono 4-5 gare, adesso non ricordo, e sono terzo in campionato. E quindi sono messo maluccio a 9 punti dal primo, anzi dai primi, che sono Andrea Riboldi e Alberto Serena, e quindi devo far sì che l'affidabilità sia totale. Qui vediamo per l'appunto i dischi che
che sono belli grandi, e qui vediamo il giro a catena. In sostanza, anziché mettere una carrucola che era molto più avanti, piccola, ne ho messa una più grande e molto più in basso, in modo tale che la catena fosse sotto il sedile, sostanzialmente corresse orizzontale, mentre prima correva leggermente di sbieco più in basso verso la parte posteriore. E quella rotella che vedete lì andava a toccare continuamente contro i dossi e quindi non andava bene. Qui vedete che la catena, infatti, sul giro di mandata, che è quello in tensione, è in piano perfettamente rispetto alla carrozzeria, lo sfiora la carrozzeria in corpus. E davanti vediamo il carbonio, il battitacco, chiamiamolo così, in carbonio, che sicuramente è più elegante, più regolare. E ecco, qui vediamo la catena che struscia per quel motivo che vi ho detto, sarà semplicemente da o a tirare. Lì vediamo il vinile che è un po' acceduto, ma non così tanto, è perché c'è quel problema lì dell'aderenza. Quindi vedrò se trovo il tempo di fare comunque quei coperchi in carbonio. E qui vediamo la parte anteriore. Ho cercato un po' di rinforzare tutte le giunzioni con del nastro e contatto. Spero che il video vi sia piaciuto. Questa è la Formula 1. Ci vediamo alle gare i primi di settembre. Credo che la prima gara sia quella di Biassono. Ci vediamo là. Ciao a tutti.